siamo diciamo nella media del periodo. La media del periodo dice su Bari, città, provincia, le minime attorno ai 5-6 gradi, le massime ai 14. Ma ovviamente c'è questo vento che sbandiera tra maestrale e tramontana, e la temperatura percepita è un termine tecnico, temperatura percepita nell'ordinario, ma viene chiamato wind chill, e cioè la temperatura appunto percepita che è 2-3 gradi meno di quella letta ai termometri. Tutto, ecco perché, tutto spiegato il mio freddo. Tutto quanto qui tranquillamente. Allora, uno se sta al sole acquista un po' di tepore dai raggi del sole che riscaldano sempre, dice come si sta bene, come va all'ombra ovviamente risente della varietà dell'escursione termica, ma è classico di questo periodo tra virgolette primaverile. È incredibile, l'abbiamo detto, le mie proiezioni purtroppo si stanno avverando e la situazione è abbastanza grave e critica. Quindi avanza questo anticiclone africano che interessa Spagna, Portogallo, tutte le Baleari e la Sardegna, tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Ma dice è da noi che siamo un po' più a oriente, beh, da noi, come vi dicevo, scorrono in quota queste correnti che da nord vanno verso sud. E come immaginate un po' di stare su dei binari, no? Ecco, immaginate, portiamoli in quota questi binari e quindi scorrono queste velocissime correnti in quota nelle quali si inseriscono ogni tanto delle perturbazioni. L'abbiamo visto l'altro giorno, l'abbiamo visto avantieri, velocissima perturbazione, qualche preoccupazione esiste per sabato e domenica quando mollerà tra virgolette un po' l'alta pressione, quindi queste correnti velocissime da nord, avremo una piccola burrasca di tramontana tra sabato e domenica lungo la quale, lungo questi binari, queste correnti in quota, si potrà avere qualche debole perturbazione che potrebbe un po' guastare il sabato e domenica, ma sono un po' abbastanza fiducioso. E poi ahimè l'inverno è lontano, lontano, lontano. In base alle mie, ieri davo un pochettino un'occhiata ai miei ricordi meteorologici, ai miei appunti che ho preso negli anni, e guardate, ho trovato che il 18 gennaio del 2016, quindi 7 anni fa, avevamo nella zona di Gioia del Colle, l'entroterra baese, Casa Massima, eccetera, ben 20 centimetri di neve. Quindi nel 2016, 18 gennaio 2016, 20 centimetri di neve a ridosso di Casa Massima, Gioia del Colle, San Michele, Putignano, cioè nel sud-est barese. Oggi, ahimè, abbiamo i fiori. La situazione è grave, con le temperature che tenderanno a lievitare, arriveremo da noi in Puglia, grazie ai venti da nord, non oltre i 16 gradi, questa è la temperatura che farà soffrire le piante, quindi le gemme cominceranno ad aprirsi, le piante in fiore, e poi siccome l'inverno è ancora lungo, speriamo che non arrivi la grande discesa di aria ghiacciata dalla Russia, eccetera, eccetera, perché farà bruciare ovviamente le piante. Allora, però, dico soltanto che in base alle mie proiezioni, purtroppo fino al 10 febbraio l'inverno non esiste, quindi vivremo questo vento da maestrale tramontana, quest'aria con il tepore, tempo più o meno un clima primaverile, ahimè. Fino a quando non ci sarà il vento di scirocco, la pioggia non esiste.